Salve a tutti, io sono Boban Pesov e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, dovete sapere che io sono pazzo, ok? E mi piacciono le sfide toste, soprattutto nell'ambito artistico e nel disegno. E questa volta ho voluto superare me stesso, rimarrete parecchio soddisfatti. Dal titolo avete capito anche il soggetto di questa tavola, ma non è tanto interessante il soggetto in questione, perché siamo nel periodo in cui si parla solamente di Logan e giustamente io ho detto, perché no? Facciamo un disegno su Logan, su questa robetta qua, la vedete? È una mini tela. In questo momento l'ho capovolta perché il disegno l'ho già realizzato. Ecco spiegato il titolo di questo video, My Little Logan. Per realizzare questa tavola ho dovuto temperare per bene la matita, renderla super iper appuntita. Ma non è tanto il disegno, perché lì bisogna solamente creare delle forme basi. Tanto il colore andrà a coprire tutto, quindi non bisogna andare troppo nei dettagli, e io non sono andato per niente nei dettagli. Mi sono dato una sorta di linee guida per poter orientarmi durante la colorazione. Ma prima di iniziare a colorare, il mio dubbio principale è che cazzo di materiali posso usare per colorare una tela così piccola? E ho optato per la soluzione più difficile, cioè i colori ad olio. Dovete sapere che già colorare su una tela normale con l'olio non è facile. Figuriamoci su una merdina del genere, ok? Però ho voluto provare e ci sono stato sopra quasi 2 ore, ok? È stato abbastanza un'agonia. Ho peggiorato la mia vista, infatti devo cambiare gli occhiali, però il risultato finale è abbastanza soddisfacente. Però la cosa interessante è anche che prima di iniziare a colorare ho dovuto selezionare anche il pennello, e non è stato facile anche in quel caso, perché ho preso uno 00, adesso non so più dove l'ho messo, da qua, da qualche parte, ah eccolo qua, scusate, eccolo qua, ho preso uno 00, cioè sotto lo 00 non esiste più nessun altro pennello, quindi ho dovuto prendere questo pennello e tagliuzzare con le forbici i peletti sopra, e l'ho fatto diventare minuscolo. Posso contarveli adesso i peletti che sono rimasti, e praticamente ho usato solo questo. Ho dovuto ogni volta pulirlo, togliere il colore e andare a punciare, concedetemi questo termine, punciare. Il risultato finale è quello che è. Però ragazzi, mi sono divertito. Ho cercato di giocare molto sui colori caldi, anche lo sfondo l'ho realizzato con un rosso intenso che si va a sfumare col giallo. La particolare di questa mini tela è che è abbastanza grezza, quindi anche se volevo andare a realizzare dei piccoli dettagli, non ci riuscivo perché era abbastanza ruvida, ok? Quindi non era facile realizzare certi dettagli, e i colori ad olio non mi semplificavano per niente il lavoro. E immaginatevi su una tela piccola, è decisamente ingestibile. Come vedete qua a fianco, la tela è decisamente molto piccola, è rapportata a una monetina, capite che, ok, riuscite a inquadrare le dimensioni. E ve la faccio vedere anche qua in dettaglio. Se vedete questo sbrilluccicare è perché è ancora fresca, ma una volta asciutta sarà molto più guardabile, ecco. Devo ammetterlo, sembra interessante realizzare questo tipo di tavole. Potrei farne altre, però non ho altre tele piccole. Dovrei cercare di trovarle su internet. Questa tela mi è stata regalata da un ragazzo al Cartoomix che si chiama Dario, anzi lo ringrazio, era vestito da Dottor Who. Ciao Dario, grazie ancora per questa mini tela bellissima, spero di averla valorizzata, spero di aver valorizzato il tuo bellissimo regalo. Grazie ancora per avermi regalato questo bellissimo strumento e avermi fatto venire questa idea, perché io te l'ho detto, voglio farci un disegno sopra questa tela, e infatti l'ho fatto. Ho realizzato il mio piccolo Logan. My little Logan, my little Logan. Ok, poi voglio condividere con voi un altro Wolverine, Logan, che ho fatto tempo fa, sempre al Cartoomix. Guardate il karma, ok? È tutto collegato, no? Perché 2 anni fa ero andato al Cartoomix e ho fatto uno schizzo lì sul momento di Wolverine. Ho fatto un old Logan tutto mio. È venuto fuori questa roba qua, che ho spammato anche su Instagram, tanti di voi l'avete già vista, quindi volevo farvela vedere anche voi perché è divertente, ok? È una mia visione un po' particolare di Old Logan. Questa tavola lo potete trovare anche su Selfie. Questa no, perché è impossibile riuscire a
trasportarla su un JPEG in full HD, ok? Però sapete cosa mi ricorda? Mi ricorda moltissimo la tecnica impressionista, l'utilizzo soprattutto dell'olio senza diluirlo troppo, utilizzarlo denso, che a me è sempre piaciuto l'utilizzo dell'olio denso. E niente, volevo un pochino autospompinarmi. Concludo dicendovi che voglio fare altre challenge come questa. Lo so, è molto brutta come parola, però, ok? Ci sono challenge e challenge, questa è una sfida, perché è veramente una sfida, cercare di superare se stessi, non cercare di, non lo so, mangiare schifezze e poi vomitare e rimangiarsi il proprio vomito, non si tratta di quello, ma si tratta proprio di cercare di spingere oltre la propria creatività e le proprie idee, perché no? Mi piacciono queste sfide e voglio farne altre, che posso dire? Noi ci vediamo la prossima volta, vi ringrazio per la vostra attenzione, passate a trovarmi su tutti i social, condividete questo video, perché ragazzi, senza la condivisione, senza l'appoggio vostro, questo canale rischia di... Alla prossima, vi voglio bene, ma anche no.